Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Questa settimana le telecamere di Processi di Puglia vanno a Taranto a seguire un processo alle prime battute, un processo ancora in corso per l'omicidio di un ragazzo di 21 anni, Natale Nasser Batiari, un ragazzo che risiedeva nel campo Panareo di Lecce ma che fu trovato morto, assassinato nell'agro di Manduria. Sul banco degli imputati tre coetanei. All'origine dell'omicidio ci sarebbe un regolamento di conti a causa di un debito contratto proprio per spaccio di droga. Ma andiamo nello specifico e sentiamo la scheda informativa del collega Francesco Schiavano. Sono le 12 di giovedì 23 febbraio 2023 quando in una scarpata sotto ad un cavalcavia tra Manduria e Oria, al confine tra le province di Taranto e Brindisi, è stato ritrovato il corpo di Natale Nasser Batiani, un giovane 21enne di etnia Rom residente a Lecce. Il cadavere del ragazzo presentava ferite d'arma da taglio sul collo e vicino alla gola e altri probabili segni di violenza. Il corpo si era bloccato vicino ad un muro di contenimento di un'altezza di circa 4-5 metri. Dopo le indagini coordinate dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Milto Stefano De Nozza, si fa largo la pista di un'esecuzione per un debito di droga. In tre finiscono sul banco degli imputati Vincenzo Antonio D'Amicis, di 20 anni, Domenico Doria Palma e Simone Di Noi, entrambi 23enni, tutti e tre originari di Manduria. Le accuse a loro carico sono di concorso in omicidio pluriaggravato dai futili motivi, dall'aver agito con crudeltà e dal metodo mafioso, di tentata distruzione e soppressione di cadaveri, di concorso in porto di luogo pubblico di armi da punta e da taglio, di detenzione illegale, ricettazione di arma e relativo munizionamento. Per D'Amicis e Di Noi, inoltre, è contestato l'acquisto e la detenzione di sostanza stupefacente e il furto aggravato. Sul banco degli imputati finisce anche il nonno di D'Amicis, Vincenzo Stranieri, 64 anni, ex boss della Sacra Corona Unita, accusato della rapina dell'auto con la quale il giovane Rom si era recato a Manduria. Secondo gli investigatori, Stranieri avrebbe raggiunto la Fiat 500 con a bordo due ragazze che accompagnarono la vittima, costringendole a lasciare il mezzo e a consegnare loro le chiavi, il tutto con frasi minacciose. Stando all'attività d'indagine, la vittima è stata aggredita dai tre giovani imputati, dal quale avrebbe dovuto riscuotere il pagamento di 100 grammi di cocaina, prima con un pugnale all'interno di un locale nel centro di Manduria, poi è stata trascinata in auto, dove gli è stato fatto credere che sarebbe stato accompagnato in ospedale. Il ragazzo, in realtà, è stato trasportato sul luogo del delitto in una zona periferica, dove è stato poi minacciato e picchiato. Il suo corpo è stato gettato nella scarpata, dove è stato poi ritrovato il giorno successivo, con l'intenzione, non andata a buon fine, di dargli fuoco. Abbiamo sentito la scheda esaustiva e riassuntiva del collega Francesco Schiavano. Andiamo in aula, davanti al presidente della Corte d'Assise, ai giudici popolari e al PM Stefano Milto De Nozza, il medico legale che seguì l'autopsia proprio sul corpo del povero 21enne. E al medico legale il PM De Nozza fa diverse domande, tutte pertinenti, in merito alle lesioni riscontrate e analizzate sul corpo del povero 21enne. Andiamo in aula. Lei ha redatto la perizia medico-legale sul corpo di Batiari? Sì, Natale. Natale, quindi Nasser. Risponda alle domande del pubblico ministero e delle altre parti che intenderanno rivolgerle. Prego. Noi l'elaborato ce l'abbiamo già agli atti perché è stato, diciamo, era incluso nel fascicolo del pubblico ministero. Quindi, diciamo, prego. Sì, grazie. Buongiorno dottoressa. Senta, lei, come ha precisato il presidente dell'Assise, ha svolto un accertamento medico legale sul corpo della vittima. Sì. Qualche domanda preliminare. Lei l'attività di medico legale per conto dell'autorità giudiziaria da quanto tempo la svolge? Dal 2014 più o meno. Senta, ci potrebbe dire quanti casi di omicidio le sono stati assegnati? Allora, adesso non ne ricordo, però diversi. Diversi. Sì, diversi. Parliamo di omicidi volontari, cioè di morti violente? Sì, di parliamo morti violente. Diciamo, sì, di accertamenti medico-legali, sì, per sì, morte violenta. Senta,
Lei ha censito numerose ferite classificate come letali, vitali non mortali, sì. Oltre una quarantina. Sì. Quindi io vorrei sapere se lei ci può spiegare che cosa si intende per ferita letale, vitale non mortale. Ok. E una volta che ce lo spiega, poi vorrei chiederle una specificazione, diciamo, di natura tecnica su queste lesioni. Sì, allora, le lesioni che ho riportato e di cui ho legato anche le immagini fotografiche, quindi nella consulenza, sono maggiormente rappresentate in corrispondenza della testa e del collo, oltre che poi degli arti comunque inferiori. Allora, sono lesioni vitali, e faccio riferimento soprattutto a quelli della testa e collo in particolare. Mi scusi, quando parla di lesioni, sono lesioni che originano da? Sono delle lesioni da taglio, da alcune taglio. Da taglio, altre sono, da punta e taglio. Quindi non sono lesioni ecchimotiche, da colpi. No. Okay. Quindi lei si sta soffermando sulle lesioni da taglio, da punta e da taglio. Sì, che lei da ha trovato punte, prevalentemente da addensate, diciamo, intorno al cranio e al collo. Certo, okay. Sì. In regione frontale c'erano delle aree, giusto per precisione, c'erano delle aree anche ecchimotico e scoriate in regione frontale, però in corrispondenza quindi del volto e del collo abbiamo riscontrato diverse lesioni da taglio. Significa sono vitali, non mortali, perché sono delle lesioni da taglio superficiali, non in grado di provocare da sole, diciamo, di per sé il decesso. Le ho descritte come lesioni da taglio con margini infiltrati, quindi oltre che un dato macroscopico di vitalità delle lesioni, perché sono comunque superficiali, margini infiltrati, anche il dato microscopico, la presenza di globuli rossi attestano quindi la vitalità delle lesioni. Ecco, però mi perdoni, perché chiaramente, diciamo, il tema è tecnico, ci aiuti a comprendere. Quando lei parla di lesione che è una lesione vitale o di infiltrata, sta dicendo la stessa cosa? Sì, 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 è una lesione. Perfetto. Vitale perché è infiltrata. Ed è quindi è stata inferta, per intenderci, in un soggetto in vita. In vita. Ora, tecnicamente, come si fa a distinguere una lesione inferta in vita da una lesione che lei poi, per esempio, ha definito post mortem? Tecnicamente, qual è l'accertamento che arriva a questo tipo di risultato? Ok. E allora, oltre a quello macroscopico, l'accertamento è quello microscopico. Allora, in sede di autopsia, oltre che vedere le lesioni macroscopicamente, il colorito, l'infiltrato comunque dei margini della ferita, che è di colorito rossastro, ho effettuato una piccola incisione in corrispondenza della lesione, e si vede anche dalle foto, e ho prelevato il tassello cutaneo. Prelevando il tassello cutaneo, quindi se è stata eseguita poi l'indagine microscopica presso il laboratorio, e hanno rilevato la presenza, in corrispondenza sempre con la lesione, di globuli rossi. Quindi significa che c'è un infiltrato, e lì dove c'è un infiltrato significa che la lesione è vitale. Se invece fosse stata post mortem, lei non avrebbe trovato globuli rossi? No, non si trovano globuli rossi. Senta, ha specificato che si tratta di lesioni non mortali, cioè lesioni che non sono in grado di per sé sole di produrre, sì, l'evento morte. Sono lesioni tuttavia che sono idonee a provocare sofferenza? Beh, sì, quelle del collo, sì, anche dell'orecchio, certo, sono in grado di provocare sofferenza. Ecco, però adesso le vorrei chiedere, dal punto di vista tecnico-scientifico, queste lesioni lei ne ha refertate oltre una quarantina, sì, 43 se non sbaglio, perché poi le altre sono una vitale mortale, l'altra una datata, altre disvitali. Disvitali, cioè sì, erano di colorito arancia. Scusi, pubblico ministero, se lo interrompo, diamo atto che è arrivato Stranieri Vincenzo. E lei, Stranieri Vincenzo, è lei? Sì. Quindi diamo atto per il verbale questo. Prosegua, prego.
Ora, queste lesioni sono lesioni, diciamo, collegabili da un punto di vista tecnico-scientifico al normale processo di causazione dell'evento o sono eccedenti rispetto all'evento morte? In che senso? Queste lesioni che lei ha qualificato come lesioni vitali non letali sono lesioni che si inseriscono all'interno di quello che è il processo che ha causato la morte o sono sostanzialmente strane, eccedenti, ulteriori? Oh sì, sono ulteriori perché la lesione in realtà la lesione che in realtà ha provocato il decesso è quella toracica, in regione toracica anteriore, che ha interessato il polmone e poi la vena, quindi polmonare. Quindi è stata la lesione mortale, quella che io ho definito mortale. Quella del 37, giusto che rimanga a verbale, la numero 37. Sì. Questa è quella vitale, mortale. Certo. Ora, io però vorrei capire questo. Queste lesioni che lei ha refertato, qualificate vitali, non mortali, si inseriscono nel processo di causazione dell'evento o sono, come ho chiesto prima, eccedenti, ulteriori, sostanzialmente diciamo esterne rispetto alla causazione dell'evento? Allora, cioè se non ci fosse stata la 37 e ci fossero state tutte le 43 che ha refertato, sarebbe morto la persona offesa? Allora no, la persona offesa non sarebbe morta, ovviamente sarebbe stata però trattata. Sfregiata a vita, è chiaro, sì, perché è stata tagliuzzata, è chiaro. Sì, quindi doveva essere una persona che doveva essere trattata, perché comunque ho delle lesioni in corrispondenza del collo, sì. E una lesione qui in regione retroauricolare che comunque aveva una piccola perdita comunque di sangue, dico, però... sono lesioni che non erano in grado di io le ho definite non in grado di provocare di per sé il decesso. Bene, si tratta di lesioni che lei censisce prevalentemente sulla parte superiore del corpo, quindi cranio e collo, giusto? Sì, sì, quelle sono da tutte taglio, quelle sì, da taglio. Sì, quelle da taglio. Sì. Bene. E anche qualcuna in corrispondenza delle mani. Sì, anche in corrispondenza delle mani e del polso, mi sa una a destra e l'altra a sinistra, in corrispondenza del polso. Poi in corrispondenza delle mani però abbiamo... voglio dirle, diciamo, la stragrande maggioranza di queste lesioni da taglio, lei le trova sul collo e sul cranio. Certo. E un paio sulle mani. Sì. Ok, quindi sì. Diciamo... sugli arti lei ne ha trovate, diciamo, molte di meno, pochissime, sì, diciamo, un paio. Sì, va bene. Poche proprio. Senti, invece, per quanto riguarda la lesione censita al 37, volevo chiederle, da un punto di vista tecnico, il punto in cui è stata, tra virgolette, recisa la cava polmonare, è un'area in cui troviamo organi vitali? Sì, sì, è una regione toracica anteriore, quindi... in regione toracica sappiamo che troviamo sia... giusto per darci un'idea, dove sarebbe stato colpito la vittima? Allora, se lui ce la può descrivere lei fisicamente? Sì, sì, allora lui è stato colpito esattamente, quindi destra, quindi a sinistra, praticamente qui. Terzo spazio intercostale. Intercostale, ed sì. È entrato la lama... Cioè in terzo spazio costale, scusate, perché la lama è penetrata, e abbiamo fatto la foto, in corrispondenza della cartilagine della costa. Quindi tra le due coste è entrata sostanzialmente? È entrata in corrispondenza della cartilagine, che è quel tratto in cui la costa si inserisce poi sullo sterno. Okay. Quindi c'è una regione, la costa per intenderci un tessuto osseo, poi c'è una parte cartilaginea e quindi lì dove è entrato comunque l'arma. Che naturalmente è una parte che fa più resistenza rispetto al tessuto molle. Sì, 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 rispetto al tessuto molle, il tessuto molle intendiamo il muscolo, sì, la cute, diciamo, la cute, e quindi la cartilagine ha una maggiore resistenza, ovviamente invece offre minore resistenza rispetto all'osso. Certo, quindi, perfetto. Senta, quanto è penetrato il coltello per poter colpire e recidere la vena cava? Allora, è una misura sempre molto orientativa, perché è uno spazio, diciamo, virtuale. Poi io, nel momento in cui ho fatto l'autopsia, ho inserito uno specillo, però in realtà noi dobbiamo considerare come i polmoni e
i polmoni espansi, non acquattati come li ho trovati io. Quindi più o meno, ma è una misura orientativa, un 7-10 centimetri. Ce le dice a polmone in funzione, quindi diciamo con pressione dipende. Negativa, sono necessari 7 centimetri più o meno, per sì. arrivare alla vena cava. Sì, più o meno, sì. Va bene, grazie, non ho nessun'altra domanda. Abbiamo sentito, il PM De Nozza fa delle domande specifiche al medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo del povero Natale Nasser Battiari. Vuole sapere nello specifico quali siano state le ferite che hanno causato la morte e quali invece quelle inflitte ma che non sono state letali sul corpo del povero ragazzo. E dopo le domande del PM è la volta di quelle degli avvocati che cercano di aggiungere una lettura alla vicenda. Andiamo in aula e sentiamo. Svitale, quindi vuol dire che, come leggo nella consulenza, che sono state inferte o comunque sono delle lesioni che sono provocate quando uno sta per morire proprio negli ultimi momenti, allora, limine vite. Sì, allora sono delle lesioni di svitali che non hanno delle caratteristiche veramente macroscopiche di un infiltrato. Se non ricordo male era quella della... Sono la 39, la 41, la 43, okay, la 48 e la 49. 30. Poi ce n'è un'altra che è definita post-mortem, poi le avrei chiesto la differenza. Sì, allora sì. Sono comunque delle lesioni in consistenza aumentata di colorito aranciato. Per noi quelle che sono generalmente di consistenza aumentata di colorito non francamente rossastro, quindi le definiamo disvitali, quindi occorse quindi in un secondo tempo o occorse comunque sono così superficiali che non hanno quelle caratteristiche proprie di una vitalità della lesione. Quella invece posteriore è proprio bianca e può essere anche occorsa, si può essere anche formata durante la movimentazione anche dello stesso cadavere, se le vede è sì, proprio sì, lineare. Sì. E invece quelle disvitali sono sostanzialmente provocate o causate quando la persona è ancora in vita, comunque sono ancora degli... Sì, diciamo di sì, oppure sì, sono ancora sono disvitali, non hanno proprio le caratteristiche di vitalità. Neanche ecco. di morte. Neanche di... però di posto. Senta, e in particolare queste lesioni che sono la 39... che si trova in una, sul fianco sinistro, la sì. 41, la 43, gliela indico col numero per facilità, se vuole le dico anche dove sono, ma... Sì, magari queste possono essere pure occorse quando... Questa è la domanda, possono essere compatibili con la caduta, la scarpata? Sono sì. quindi sì, nel sì. momento in cui cadeva stava... Sì, per regione era ancora lombare, vivo. Sì. Quando può è stato... Diciamo, questo sì. volevo... capire. E invece vabbè, quella mi ha già risposto, quella post mortem era invece, evidentemente... nucale, era quella in regione nucale e guardando la foto è proprio bianca, quindi diciamo che dopo quella è post mortem, cioè dovuta lo spostamento del cadavere può essere sì, dovuta sì, ad una sì, sì. Quindi diciamo che tra quando è stata inferta la coltellata che ha provocato la morte, poi quindi la numero 37 e queste lesioni, c'è stato un lasso di tempo in cui comunque il ragazzo era ancora in vita, cioè non è stata immediata la morte dopo la coltellata? No, la morte non è stata immediata, no. Quindi c'era la possibilità eventualmente con un intervento sanitario di salvarlo? Sì. Sì, grazie. L'altra parte civile? Sì, sì grazie Presidente. Dottoressa, buongiorno. Un chiarimento rispetto a quanto ha già indicato nella relazione sull'orario del decesso. Sì. Ci vuole cortesemente precisare il riferimento che ci dà delle 12-15 ore? Sì. Allora, io ho preso la temperatura esterna e la temperatura rettale in sede di sopralluogo. Un attimo solo che... Quindi alle 14:18 ho fatto il prelievo del 23 febbraio 2023. Quindi avevo una temperatura
est rettale rilevata di 23,6 gradi a fronte di una temperatura ambientale di 17,9. Ora, non è una temperatura rettale che si è andata ad allinearsi con quella esterna, che generalmente impiega quindi anche 18 ore, quindi un pochino, è un pochino meno, però dobbiamo tener conto del lasso comunque di tempo, cioè del riscontro effettuato alle 14 rispetto poi a tutto l'arco temporale in cui il paziente, cioè il soggetto, è stato all'interno comunque di questa, in questa scarpata, in considerazione poi della rigidità cadaverica riscontrata, del contenuto gastrico, cioè è un insieme di cose, dello spessore del pannicolo adiposo che non è tantissimo, quindi ho dato un range di 12-15 ore. Sì, dottoressa, ha riscontrato lesioni per quello che ricorda anche sulla regione zigomatica? Non ho capito, mi scusi. Ha riscontrato lesioni anche sulla regione zigomatica per quello che ricorda? Sì. E che caratteristiche avevano queste lesioni? Erano delle lesioni da taglio. Grazie, nessun'altra domanda, Presidente? Sì. Dopo le domande degli avvocati di parte civile è la volta degli avvocati della difesa. Anche gli avvocati della difesa hanno delle domande da fare al medico legale specifiche per entrare nel merito dell'analisi autoptica stessa. Senta, dottoressa, lei, come diceva il pubblico ministero, ha censito tutte queste ferite. Bene, a pagina 26, scusa, sposta. Sua consulenza, a proposito della ferita 37, sì, descrive che si approfonda nei tessuti sottostanti dall'alto verso il basso e sì, poi pagina 28 individua questi tessuti che sono il muscolo, mi corregga se sbaglio, grande pertorale e i muscoli intercostali. Sì. Ecco, questa ferita ha coinvolto altri tessuti? Allora sì, andando per ordine, quindi cute, muscoli, il pettorale, intercostale, la cartilagine. Ecco, e già, perché lei a pagina 80 parla proprio della cartilagine della terza costa di sinistra. Sì. Quindi a quel punto la lama penetra nella cavità toracica. Sì. Ecco, lei ha trovato fra tutte le altre ferite che abbiano le stesse caratteristiche, cioè la lama sia penetrata fino a quel punto? Fino a quel punto no, perché bene, c'è una lesione posteriore che in realtà non penetra. Bene, quindi noi possiamo dire che è l'unica ferita che penetra penetrante attraverso le costole. Mi corregga se sbaglio, perché no, sono termini tecnici che io purtroppo non conosco. Senta, nel momento in cui la lama penetra a questo livello, quindi superando il primo muscolo, il secondo muscolo, la cartilagine, diciamo incastrandosi fra le costole, sbaglio di così? Ecco, questa lama poteva cadersene da sola o poteva rimanere anche conficcata dentro? Poteva una volta inferta la lama, lasciando il coltello, poteva cadersene da solo il coltello o rimanere conficcato? Cioè, allora, visto che era dall'alto verso il basso, era dall'alto verso il basso, no, è stata estratta. Non mi scusi, l'ha detto? È stata estratta, quindi, no? Ecco. E anche perché abbiamo un'unica lesione. Ecco, quindi era necessario netta estrarla. Sì, sì. Dico bene, altrimenti non se ne sarebbe caduta, come se fosse stato un taglio superficiale. Ecco. No, sarebbe rimasta bloccata. Rimasta, perfetto. Lei ha trovato altre lesioni con queste stesse caratteristiche e mi ha detto di no. No. Bene, poi senta, dottoressa, lei ha parlato di ferite vitali non mortali.
Sì. Poi nelle ferite numero 39 e 41 lei parla di lesioni disvitali. Che cosa voleva dire rispetto alle vitali? Che non, allora, di colorito arranciato. Cioè, ha già risposto in realtà in seguito alla domanda della parte civile, avvocato Minafra. Ecco, però se c'è necessità su disvitali, ha già risposto, però c'è necessità qualche chiarimento ulteriore. Nel senso che non ha problemi. Una caratteristica macroscopica, in quanto è un po' arranciata, vuoi dovuto ai, anche alla disidratazione dei tessuti, ma non, ha, non è proprio rossastra come vediamo. Quindi per chiarire in sostanza che fosse stata inferte quando ancora il soggetto era in vita, quindi non lo può più affermare questo. No, l'ho definita disvitale, proprio il limine. Perfetto, detto questo, lei ha potuto accertare, ove possibile mi rendo conto, se queste ferite tutte sono state inferte nello stesso momento o in momenti distinti, anche di mezz'ora l'una dall'altra? Tutte le lesioni. Allora, le lesioni che sono vitali, lei parla di tutte, giusto? Di tutte, quindi facciamo un distinguo. Iniziamo dalle ferite. Lesioni vitali, io posso dire che sono state inferte in un soggetto ancora in vita. Benissimo. Okay? Queste lesioni che ho definito disvitali sono anche un po' più superficiali, ecco perché hanno questo colorito arranciato. Quindi può essere che anche siano successive, ecco. Quindi, parliamo adesso invece del numero 36. Successivi a cosa? Non lasciamo aperto. Alle vitali. Sì. Successivi temporalmente alle vitali. Adesso andiamo alla 37. Alla 37, può sì. essere che la 37 sia stata inferta il momento precedente e alle altre vitali? Lei ha potuto accertare questo? Allora, se sia stata inferta in un momento precedente alle vitali... che so, attraverso il colore del sangue, può essere stata inferta, considerato che abbiamo detto che ha un lasso di tempo, diciamo, per il decesso. La ringrazio, ho concluso. Le altre parti, prego. Posso, Presidente? Sì, l'avvocato sì. Chiusaro, buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, parliamo della lesività sub 37, che è quella che nella sua valutazione tecnica ha determinato poi l'exitus del soggetto. Sì. Dal momento in cui è stata creata quella lesività al momento in cui si è verificato l'evento morte, sì, presumo un arresto cardiocircolatorio del soggetto, sì, lei è in grado di indicare il tempo intercorso orientativamente? Sì, infatti. Allora, è un tempo orientativo. Nel senso che siamo di fronte a un soggetto che ha anche altre lesioni, che è stata interessata comunque una vena, e tra l'altro io ho un premo torace, perché ho una lesione che mi entra nel cavo, quindi dall'esterno all'interno del cavo, nel cavo pleurico, quindi mi crea un pneumotorace, quindi orientativamente sarà morto, però con tutte ovviamente le riserve del caso, in 20 minuti, 40. Lei ha trovato un versamento di natura ematica all'interno, che dimensione aveva, che quantità di versamento ha rinvenuto all'interno? 800, della... se non ricordo, e 400, quindi intorno ai 1200, 1300. Quindi importante, molto importante. Questo versamento, ci riflettiamo solo un attimo, è derivato dall'attività di pulsione del cuore, che ha spinto poi il sangue nel circolo venoso, e se essendovi stata lì una infrazione del circolo venoso, di lì è uscito il sangue. È corretto quello che dico? Corretto. È sbagliato? Sì. È corretto. Rispetto alla lesione 37, che lei ha descritto con precisione, e rispetto alle altre lesioni di punta e taglio che pure sono indicate nella sua consulenza, lei è in grado di dire o di riferire o di apprezzare se siano state inferte con un'unica arma di punta e taglio o no? No. Non è possibile. No, non è possibile stabilire se un'unica arma o più armi, no. Questo non è possibile. Ora arriviamo a un dato diverso.
Il dato tanatocronologico mi è molto chiaro, sia pure con i limiti di quel famoso grafico su cui ci siamo troppe volte incontrati e scontrati. Sì. Arriviamo invece ad un altro dato, che è quello relativo agli indumenti che lei ha pure repertato e ha descritto puntualmente, che indossava la vittima, sì, allorquando è stata rinvenuta in quella situazione. Gli indumenti presentavano delle lacerazioni, delle lesività in corrispondenza dove è stata inferta, sì, la ferita, sì, e in particolar modo erano attinti da tessuto ematico o paraematico? Allora, gli indumenti presentavano le lacerazioni nelle stesse zone, quindi la regione toracica anteriore, quindi sia la felpa, sia la magliettina, sia... la felpa, aveva solo la felpa e il giubbotto, aveva anche un giubbotto, e presentavano comunque sangue, erano imbrattati di sangue. Erano imbrattati di sangue. Rispetto alle dimensioni di ingresso tra il giubbotto e la felpa della lama, sub 37 e lesività diverse, erano uguali come dimensione o erano diverse? Le ho fatto una domanda un po' forse fatta male, le chiedo scusa. Non ho capito se lei fa riferimento alla lesione. La faccia ripetere la domanda. Allora, dottoressa, lei ha detto molto puntualmente che il soggetto aveva, diciamo, tre strati di indumenti, sì, e ha riferito che questi indumenti, e li descrive anche, avevano degli imbrattamenti ematici. Sì. Chiaramente, per essersi verificata una lesività sulla pelle che poi è penetrata in maniera diversa rispetto alle varie lesività, vi deve essere stato un attraversamento, sì, di questi tre strati di indumenti. Sì. Quello che io le chiedo, gli attraversamenti che lei ha repertato erano uguali o erano diversi? Guardi, se non ricordo erano uguali, però controllo, cioè vado... Li abbiamo fatti con la polizia scientifica prima dell'autopsia. In regione è 1,7 per 0, quindi comunque lo spessore è 1,7. Lo spessore è, cioè, 1,7. Sì, la larghezza della lama 1,7, sì. Di quale? Mi sa che era uguale. Di quale lesività, dottoressa? Toracica anteriore, di quella. Stiamo parlando di quella che ha portato del 37, poi... Del 37. E quello lei lo ha già riferito rispondendo precedentemente. Sì. Io le chiedo, sul giubbotto, sulla felpa, trovavamo, per quanto riguarda le altre lesività che lei ha detto si sono verificate chiaramente con un attraversamento degli indumenti, che misure troviamo di lacerazione sugli indumenti? Se l'ha rilevato... Allora, in regione toracica sinistra, sono a pagina 21 della consulenza... Soluzione di continuo delle dimensioni in centimetri 1,7 per 0,5, questa è la regione toracica anteriore, quindi della sempre in riferimento alla 37. Dottoressa. Okay. Io le chiedo, sì, noi abbiamo una situazione per cui già visivamente si vede che c'è, sì, un taglio, uno una strappo. Continuità. Una continuità. Bene, questa per la 37. Sì. Le altre lesioni avevano la stessa... Avevano compiuto la lama lo stesso percorso, cioè aveva attraversato gli indumenti o no? Chiedo scusa, le lesioni diverse dalla 37? Diverse dalla 37. E qui non faccia riferimento quando mima il gesto al torace, cioè sono le altre lesioni, però perché altrimenti traghiamo sono l'inganno. Stato no, no, è quello, suggestivo, per questo, ma non anche, volevo essere. No, ci mancherebbe, ma anche perché anche noi, diciamo, vedendo che le mimava il torace, sono le altre lesioni, recano un... Sì. Allora, abbiamo la regione toracica in corrispondenza della giacca a vento, avevamo scritto, in regione toracica posteriore paramediana sinistra abbiamo lo stesso, una soluzione di continuo con orientamento alto-basso 1,7 per 0,3, che è compatibile con quella quindi che troviamo. Quindi possiamo dire che ci troviamo di fronte ad un complesso lesivo che riguarda sia la 37 sia altre lesioni che sono state inferte con uno strumento, lei non può dire con lo stesso, ma con uno strumento che sotto il profilo dimensionale è quasi, sì, sovrapponibile. Sì. È corretto, sì, quello che le è dico? Corretto. Non ho altre domande. Grazie. Prego. Sì, l'avvocato Bullo. Io volevo solo una... Lei, rispondendo alle domande del pubblico ministero, ha fatto riferimento
specifico a un paio di lesioni su entrambi i polsi. Io leggo la sua relazione a pagina 79, fa riferimento a 6 lesioni tra mano destra e mano sinistra, quindi è corretto questo riferimento rispetto alle 2 lesioni, un paio di lesioni che aveva indicato precedentemente? Allora, io ho indicato come le lesioni da taglio corrispondenza del polso. Quindi se lei mi chiede invece faccio riferimento alle lesioni 28, dalla 28 alle 32, eh sì, ma sono lesioni queste contusive, io contusive, le ho raggruppate sì. Come contusive e quella 33 invece, e 36 è 33 e 30, sempre contusiva, non da taglio, prima parlavamo da taglio, contusive però, contusiva sì, quindi oltre a quelle da taglio c'erano anche queste, certo, lesioni contusive, certo. Abbiamo visto importante in questa valutazione da parte degli avvocati, sia di parte civile, sia della difesa, ma anche del PM stesso, sono le ferite e capire quali siano state quelle che hanno portato poi il povero 21enne alla morte e quali invece quelle che non siano state effettivamente letali. Ed è importante anche in questa analisi fare una distinzione tra quelle che sono state le ferite postume alla morte, cioè quelle che si sono poi prodotte sul corpo dopo essere stato gettato nella scarpata, ma nel momento in cui il ragazzo sarebbe stato gettato nella scarpata dovrebbe essere già morto. Ed il PM fa delle domande al medico legale addirittura comparando le altezze cioè tra coloro che potrebbero aver inflitto coltellate letali e il povero ragazzo Battiari che invece le ha ricevute. Ma perché sono importanti le altezze? Andiamo in aula. Sui polsi ha rinvenuto lesioni ecchimotiche? In realtà credo su un polso. È compatibile questa lesione con una azione di trattenimento? Potrebbe. Potrebbe. Quanto era alto la persona offesa? 1,75 credo, l'ho segnato, però controllo, perché accertamenti effettuati, 1,75 confermo. Lei sa quanto è alto il damicis? No. Risulta dal fascicolo, se vuole le do diciamo, il diario clinico, lui è alto no, non 1,67, un dato diciamo, già acquisito al dibattimento, quindi lui è alto, il damicis 1,67, mentre la persona offesa è 1,75. Sì. Questi due dati incrociati con il tramite della lesione 37, che è dall'alto sì. Verso il basso, sinistra verso destra, permettono una ricostruzione delle posizioni dell'agente, della vittima? Guardi, è difficile. Difficile. Perché dipende come la posizione della vittima, cioè può essere piegato, può essere... Però ecco, volevo chiedere questo. Allora, naturalmente lei fa delle... È un colpo che va comunque dall'alto... Certo. Cioè dall'alto verso il basso e lievemente latero medialmente. Okay. Quindi cioè così, poi non so come lo impugniamo, cioè dipende. Ok. E tenuto conto delle altezze, 1,67 e 1,75, agente e vittima, è compatibile, sono compatibili questi dati con l'ipotesi di una vittima in ginocchio? Sì. Presidente, chiedo scusa, è una domanda obiettivamente, mi consentirà l'espressione, suggestiva, per non dire nociva. È possibile tutto? Scusi, la riforma, no, però mi scusi un secondo, no, sì. Ottimo soltanto, Presidente, perché la domanda non è né suggestiva né tantomeno nociva. Anche perché se fosse stata di questo genere il difensore non avrebbe dovuto fare la domanda sul se le armi potevano essere diverse, non era presente, non lo può dire. Quindi lei fa delle ipotesi agganciate ai dati tecnici. Quindi io le ho fornito al perito, al consulente, 4 dati. Altezza della vittima, altezza della persona offesa, tramite d'ingresso e tramite sia naturalmente in senso alto-basso, sinistra-destra. Sulla base di queste ipotesi, tenuto conto che il test è riferito sulla base delle ipotesi della lacerazione dei punti d'ingresso potevano esserci 1 o più armi, quindi anche quella era suggestiva,
La domanda è: sulla base di questa ipotesi è astrattamente possibile che la vittima fosse in posizione in ginocchio? Sì, diciamo, nel momento in cui dice in ginocchio, sì, la domanda sembra suggestiva. Potremmo chiedere al perito, momento in cui, ecco, data l'altezza e la tipologia del colpo, secondo, diciamo, quello che lei ha ricostruito, si trovavano in posizione paritaria o potevano essere in posizione diversa? Diciamo, ecco, in questo senso potrebbe rispondere lei, che poi è quello che ha chiesto il pubblico ministero, cioè si trovavano entrambe in piedi o potevano trovarsi in posizione diversa? Allora, potevano trovarsi sia entrambi in piedi sia in posizione diversa. Il pubblico ministero? Comunque è compatibile. Ma entrambe in piedi, in quel caso, data la differente altezza dell'agente e della persona offesa, agente secondo la interpretazione accusatoria ovviamente, come avrebbe fatto l'agente? Avrebbe dovuto alzare il braccio. Sì. Perché poi calcoliamo che è vero che 1,75, però io la lesione ce l'ho più bassa. Sì. Perché l'altezza del massima soggetto 75, è 1,75. Devo calcolare quindi l'altezza la distanza del torace, diciamo, la distanza dalla testa al torace. Sì, devo calcolare la distanza dal piano tangente il vertice che noi abbiamo segnalato e quindi sottrarre. Sarebbe inferiore, ovvio. Senta, quando lei parla di lesioni contusive, fa riferimento invece a lesioni che non sono avvenute con arma da punta e taglio? No, da pugni, cioè lesioni inferte con pugni, calci. Sì, e quando fa riferimento invece alle lesioni di svitali, non le chiedo cosa sono perché l'abbiamo già approfondito, lei dice... Lesione numero 39, 41, 43, 48 e 49. Sì. La 48 però io non l'ho rinvenuta nell'elenco che precede. Forse l'ho omesso nel riportarla. Io ho notato questa... In che senso non l'ho riportata? Lei scrive a pagina 79, le lesioni numero 39, 41, 43, 48 e 49 sono quelle di svitali. Poi sì, c'è l'elenco che precede, accanto a ogni lesione descritta vi è il numero relativo. Sì, però non le ho inserite ho inserito anche le altre negli elenchi. Cioè nell'elenco non ci sono tutte? No, le ho suddivise. Sì, in due gruppi. Ma io la 48 non la ritrovo descritta in nessuno dei due gruppi, questo, diciamo, quello che mi era notato. Forse è saltata, siccome ci mancherebbe la descrizione della 48, questo volevo capire, perché poi non l'ho ritrovata. Sì, perché erano minute lesioni escoriate di colorito aranciato, disvitali, non mortali. Sì, la 48 andrebbe a questo punto in quelle contusive. La 48 va in quelle contusive. Sì, 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 perché non sono da taglio, avendole suddivise. Perché mentre la 41 di svitale io la ritrovo in quelle contusive, in sì, regione lombare, ad esempio, sì, 41, sì, sì. La 48 non la ritrovo, volevo trovare la descrizione. No, è nella contusiva. E che tipo di lesione era questa? Nell'esame esterno, a pagina 27, mi scusi se l'ho saltata. No, ci mancherebbe, era per comprendere... A pagina 27, la 48 è superficie laterale terzo superiore. Pagina, scusi? 27. 27. Superficie laterale terzo superiore e terzo medio della coscia destra, minute lesioni escoriate di colorito aranciato in un'area di 3 di maggior asse longitudinale. Lesioni disvitali non mortali. Va bene, va bene. Senta, un'ultima cosa. Le hanno chiesto il tempo. Sì. E lei, se non erro, non si è espressa, diciamo. Ho detto una 20, 40 però minuti. Però nell'elaborato peritale aveva detto pochi minuti. Alcuni, credo. No, ricordo aveva scritto pochi. A pagina 80, alcuni minuti. Sì, alcuni. Quindi alcuni minuti sono una ventina, sì, secondo 20, diciamo, 15, la 20, sua sì, ipotesi. Va bene. Vabbè, se non ci sono altre domande, nessuno, possiamo liberare. Nel passaggio in aula abbiamo visto alcuni lamentano che alcune domande possono essere suggestive e nocive alla lettura del caso stesso. In realtà si va avanti perché le domande sono tutte pertinenti ed è lo stesso presidente della Corte che ha bisogno di ulteriori chiarimenti e calza anche il PM De Nozza e anche gli avvocati della difesa continuano ad analizzare
chiarizzare alcuni punti che potrebbero non essere molto chiari, ma vogliono portarli in luce tutti. Andiamo in aula. Questa, lei ha risposto al pubblico ministero rispetto all'eventuale posizione reciproca. Conseguenziali dovrebbero essere quelle della Corte, però, non del pubblico ministero. Conseguenziali domande rispetto a quelle che ho fatto io. Sì. Quello che io le chiedo, questa valutazione, questa ricostruzione, è una ricostruzione ipotetica e congetturale? Quale? Chiedo scusa, quale ricostruzione? Della posizione aggressore-aggredito. Della posizione? Tra l'aggressore individuato. Ha detto è possibile che fossero in piedi entrambi o che fossero eventualmente una. Se l'ha già risposto su questo. E lei ha visionato l'auto all'interno della quale vi sarebbe stato il trasporto della vittima? Tu dice che scusa, c'è opposizione su questa domanda. Comunque, non capisco cosa sia conseguenziale. Perché non rientrava nei suoi compiti valutare va bene, l'auto. Grazie. Quindi può accomodarsi, grazie. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento odierno con Processi di Puglia, un processo questo per l'omicidio, sull'omicidio del povero Natale Nasser Battiari, un processo che abbiamo detto le prime battute che porteremo fino a sentenza insieme a voi, e tra l'altro un processo, come vi abbiamo detto, che vede tre giovani imputati per omicidio. Appuntamento la prossima settimana, sempre su Antenna Sud, sempre con Processi di Puglia, sempre per portare nelle vostre case un processo in corso in Puglia e Basilicata che sicuramente vi appassiona perché vi fa vedere dall'interno quello che è il sistema giustizia. Appuntamento alla prossima settimana.